Bene ragazzi, siamo qui in questo video speciale, diverso dal solito, in cui voglio andare a parlare un po' di qualcosa di diverso comunque rispetto a quello a cui siamo abituati su questo canale, sul secondo, in cui parliamo di tantissimi temi. Vi ricordo comunque Passione Italiana, il mio secondo canale, in cui parliamo comunque un po' del calcio in generale, delle notizie che contraddistinguono questo momento storico del calcio e poi anche di Italia, Italia Under 21, Italiani in Champions, Fantacalcio, tantissimi temi. Però su questo canale, sul primo canale, su Passione Calabrese, voglio portarvi questa miniserie, non so quanto durerà, però in cui vi vado a mostrare alcuni calciatori che ho visionato, per dire, veramente, per utilizzare quasi un eufemismo, cioè non è che ho visionato, fatto della... semplicemente ho visto qualche highlights qua e là. Quando mi capita, magari, non lo so, in qualche notte non riesco a dormire, mi guardo ai lights. Ecco, ho visto qualche calciatore che mi è interessato, mi ha intrigato e ho fatto un bell'album sulla galleria, screenshottato su Transfermarkt, il calciatore che sono stato a cercare su Transfermarkt, ho screenshottato, messo su questo bell'album in galleria, calciatori che seguo, calciatori preferiti e adesso andiamo un po' a parlarne. In questo video vi vado quindi a mostrare alcuni calciatori che seguo, nel senso che seguo comunque, li ho messi qui per farvi capire un po' i calciatori magari che più mi intrigano, che vedo che hanno magari qualità, che hanno comunque buone doti, molto spesso giovani, perché soprattutto comunque mi piace andare a vedere calciatori giovani. E quest'oggi andiamo un po' a vedere qualcuno. Non troppi, non tanti, non so neanche quanti, magari 6, 7, tanto ho fatto anche rima, tanto 6, 7, comunque qualche calciatore qua e là, e vado comunque un po' a citarveli semplicemente, senza poi dirvi le caratteristiche, anche perché non è che mi ricordo le caratteristiche, però semplicemente giocatori comunque che potrete poi magari anche seguire voi, così. Comunque calciatori, ovviamente non vado a parlarvi di calciatori di Juve, Milan e Inter, ma immaginatevi voi di Serie C, di campionati un po' particolari, così comunque quelli che nessuno si caga come sempre. Detto questo, il primo calciatore è di Serie C, del Francavilla, ve lo mostro anche, Gabriele Ingrosso, cioè sembra veramente... si vede? Non si vede una minchia. Non si vede un cazzo, aspettate che magari abbasso luminosità, qui si vede forse di più. Si vede di più, ma veramente scandaloso. Se alzo luminosità non si vede una sega. Oh. Si vede niente, vabbè. Comunque, si vede, l'abbiamo visto. Oh, eccolo. Si vedrà qualcosa. Comunque, esterno di centrocampo, classe 2000, giocatore molto, molto giovane, ma molto interessante, che col Francavilla sta facendo bene. Ha buona qualità, soprattutto poi quando porta palla al piede. Comunque, mi piace in progressione palla al piede. Un giocatore, comunque, nonostante giochi come esterno di centrocampo, è un 82, quindi può anche essere utilizzato più dietro. Immagino io come braccetto di sinistra, una difesa 3, comunque poi si può anche lavorare. È un classe 2000, quindi ve l'ho voluto riportare. Un giocatore che ho visto qualche volta, mi è piaciuto, quindi l'ho messo in questa galleria, comunque questo album qua. Detto questo, altro calciatore, rimaniamo sempre nel girone C in realtà. Video veramente particolare. Comunque, vabbè, altro calciatore, sempre del girone C, sempre rimanendo in realtà nel ruolo di terzini, di esterni di centrocampo, stiamo parlando di Damiano Cancelleri del Monterosi. Anche lui esterno di centrocampo, si vede? Sì, si vede un po'. Perché devo abbassare la luminosità per farlo vedere? Boh, vabbè, comunque, esterno di centrocampo, classe 2001, comunque, grandissima qualità questo video, vorrei soffermarmi su questo aspetto qui. Comunque, vabbè, classe 2001, giocatore che sta facendo discretamente bene in quel di Monterosi, nonostante poi i movimenti come cambio di panchina, andato via D'Antoni, tantissimi movimenti in casa Monterosi, visti gli ultimi negativi risultati. Ma è un giocatore molto giovane, un 2001, un calciatore che mi intriga e quindi l'ho voluto mettere anche in questo caso, in questo album. Rimanendo in Serie C, spostiamoci al nord, nel girone A, perché ho voluto mettere un calciatore della Triestina. Anche lui un esterno, in questo caso offensivo più che altro. E stiamo parlando di Nicolas Galazzi, ala, classe 2000, come potete vedere anche dalla scheda qui di Transfermarkt, calciatore molto molto interessante che ho visionato, ripeto, non è che abbia fatto chissà che, semplicemente ho visto qualche highlights come può fare qualunque mortale su questa terra. Detto questo, comunque
un calciatore, come dicevo, interessante, anche lui ha buone qualità, bravo comunque anche in dribbling. E onestamente mi è piaciuto, quindi l'ho voluto anche lui mettere in questo album. E quindi in realtà, onestamente, non è, ecco, piccola parentesi, non è che io ho fatto queste cose per metterle su YouTube, però ho detto perché non parlarvene anche a voi, magari farvi scoprire qualche calciatore che si conosce poco e anche tenere d'occhio comunque calciatori giovani che stanno facendo bene e che potrebbero poi far bene in futuro. Quindi ho voluto anche portare questa miniserie che andrà avanti a cadenza, boh, non lo so, quando capita, e un po' quando capita, poi non è che voglio programmarlo quel tot giorno, tot ora, no, quando capita metterò il video e nulla, comunque, secondo me era interessante. Chiusa parentesi, continuando, sempre nel girone A, due calciatori del Renate. Renate Dicevoli che sta facendo molto bene, dopo un inizio molto particolare, difficile, l'esonero di Parravicini che per me poteva far bene. L'anno scorso la Pro Sesto aveva fatto molto bene, l'ha chiamato in Renate quest'anno ed era complicato per Parravicini perché ha dovuto succedere, non so se si dica così, ma comunque ha dovuto rappresentare il successore di Diana, che adesso è la Reggiana, che sta facendo molto bene la Reggiana, ma a Renate fece molto bene l'anno scorso, quasi passando il turno con il Padova, eliminato poi per gol in trasferta. Aveva rischiato di passare il turno col Padova, il Renate, ai tempi l'anno scorso, ai quarti di finale, se non mi ricordo male, ma a parte questo fece molto bene. E Paravicini quindi venne silurato dopo pochissime giornate. Arriva Cevoli, ex Regina tra l'altro, allenato Regina prima che arrivasse, anzi forse c'era già Gallo come presidente, ma era in quel periodo lì comunque, 3-4 anni fa, e sta facendo comunque cose importanti. Due calciatori ho voluto mettervi qui, che mi intrigano, e ho voluto mettere il portiere classe 2001 Giacomo Drago, portiere molto molto interessante, come dicevo classe 2001, molto alto, bravo comunque fino a questo momento tra i pali, mi è piaciuto, e onestamente per quello che ho visto è un portiere sicuramente interessante, che ha anche dei buoni riflessi, quindi l'ho voluto mettere, tanto un 2001, un giocatore molto giovane che si può comunque continuare a valutare in futuro. E poi la punta, diciamo, di diamante, che non è una grande scoperta perché poi non sono scoperte, questo ovviamente non è che li scopro io, questi calciatori qui, semplicemente li ho visti così e come dicevo ne ho voluto parlare. L'altro calciatore comunque interessante, sempre nel Renate, è un attaccante invece, è una prima punta e stiamo parlando di Mohamed Shakir, attaccante. Oh, è andato giù. No, che cazzo? Oh, qua, ok. Ho fatto malissimo lo screenshot, vabbè. Mohamed Shakir, attaccante classe 2000, che sta facendo comunque molto bene, nelle ultime giornate sta segnando tanto, nonostante poi ci sia un certo Galuppini lì davanti che è già in doppia cifra, ha fatto già tipo 13 gol, sta facendo veramente bene, e anche Shakir comunque sta facendo il suo, è un calciatore molto giovane, già l'anno scorso fece buone cose, quest'anno si sta confermando piano piano, un giocatore, ripeto, interessante, quindi l'ho voluto mettere anche in questo video. E continuerei con gli ultimi due. Chiudiamo con gli ultimi due, andiamo all'estero. Parliamo di due calciatori norvegesi del campionato di Eliteserien, campionato norvegese che comunque in pochi conoscono, però ho voluto mettervi due calciatori che mi hanno impressionato in positivo, comunque hanno fatto bene quando li ho visti, e stiamo parlando di, ovviamente, giovani soprattutto, stiamo parlando di Lennart Grill, portiere classe 99 del Brann, squadra del campionato norvegese, come vi dicevo, un calciatore molto interessante, tra i pali mi è piaciuto, ha fatto delle ottime parate quando l'ho visto, comunque è un portiere di prospettiva anche perché è giovane, comunque un classe 99 e da visionare comunque in futuro, e tra l'altro anche in scadenza tra pochissimo, quindi chissà che magari una calabrese non possa andare a puntarci, sto scherzando ovviamente, è un portiere comunque interessante, ovviamente da valutare meglio, non si può dire così semplicemente guardando la scheda di Transfermarkt. Io non ho visto la scheda di Transfermarkt assolutamente, io a me piace guardarli, vedere qualche immagine, video ovviamente, non immagine, però comunque vedere qualche video e poi valutarli lì. Sicuramente non valuto i giocatori più interessanti dalla scheda di Transfermarkt, ci mancherebbe. Detto questo, però, ho voluto anche mettervi un difensore centrale in questo caso, sempre nel campionato norvegese. E stiamo parlando di Odin Luras Bjørtoft, impronunciabile, difensore classe 1998, quindi un pochino più anziano rispetto agli altri. Calciatore molto interessante dell'Odds, quindi della
squadra dei pari, però a parte questo, mi è piaciuto comunque come ha giocato, ha un buon fisico, buona elevazione e onestamente mi ha convinto, nelle poi partite che ho visionato, così comunque calciatore interessante, l'ho voluto mettere anche qui, come dicevo, in questo album privato, diciamo così, ma comunque che ho voluto adesso sharare, condividere con voi. Vabbè, comunque, a parte sta minchiata qui, concludo il video di 10 minuti, penso che dovranno sempre così. Adesso vado a magari registrarne qualcuno per, ripeto, condividere con voi questa cosa qui. Ho detto, tanto lo faccio, perché non condividerlo con voi? Tanto cosa mi cambia a me? Tenermelo per me oppure condividerlo? Meglio che lo condivido, almeno magari ho un riscontro e meglio così, cioè non è che a me non cambia niente. Quindi le cose, le partite le guardo lo stesso, sia che non ne parli a voi o che ne parli a voi. Quindi a sto punto meglio parlarvene, che almeno comunque ho un riscontro da parte vostra, spero ovviamente nei commenti. E detto questo, ci vediamo con un prossimo video, con questa nuova serie. Ciao ragazzi!